Cross, fortuna che mi hai chiamato. Devi aiutarmi, amico. Lui mi ucciderà. Tu devi salvarmi, hai capito? Chi ti vuole uccidere? Ti supplico, ascoltami. Lui mi ucciderà. Tu devi aiutarmi. Quando saprà che ho parlato con te di questa roba che si chiama Chaos. Ah, è così. Io ho paura che Sean abbia detto qualcosa. Lei sta facendo una consegna per questo tipo ora. A chi? Non lo so, vedi, è una storia incasinata. Ho paura che quella roba faccia andare troppo su di giri. Ah, ora ho capito. Hai paura che la tua amichetta se la faccia con qualcun altro, eh? No! Te lo giuro, non è così. Per favore, devi aiutarmi. Ti prego, capisci quello che dico? Te ne prego, aiutami. So di che cosa è capace quell'uomo. Ha una violenza feroce e sicuramente cercherà di uccidermi. D'accordo. Sta a sentire, ora calmati. Passo a prenderti tra un'ora. Dove ci vediamo? Facciamo da lui, va bene? Va bene, sta tranquillo, ci vediamo lì. Martin, rilassati, mi vesto e arrivo. Come sta tua moglie, Cross? Tu chi sei? Non sei riuscito a dormire tranquillamente, vero? Ti domandi continuamente come sia potuta accadere una simile disgrazia a tua moglie. E pensare che tu sei sempre stato un perfetto sergente. Ci tieni tanto a sapere com'è andata? Beh, te lo dirò io com'è successo. Tu chi cavolo sei? Oh, non credo che sia così importante. Quello che devi ricordare, invece, è che tu non eri lì, pronto a difenderla. Tua moglie non ha neanche visto il mio volto e non si è difesa. Ho anche pensato che le piacesse essere picchiata. Tu lo sapevi questo, Cross? Parleremo più tardi. A presto. Ciao, Frankie, sono io. Ho ricevuto una strana telefonata. Passo a prenderti tra un minuto. Te lo dirò quando sarò lì.